Benvenuti da Mac21 nel video di presentazione del Masterclass dedicato a Mass FX Physique. Siamo nella seconda parte del video Masterclass 3 in 3ds Max Design 2013. In questo Masterclass continuiamo l'analisi del modulo di dinamica che abbiamo iniziato nel volume 2 e parleremo dei constraint nella prima parte del Masterclass. I constraint li troviamo direttamente qua dentro, li analizzeremo tutti nelle loro possibilità e ci daranno la possibilità di modificare quello che è il movimento degli oggetti in relazione alla costrizione delle proprietà di ogni tipologia di constraint. Il constraint infatti costringe il movimento di un oggetto rispetto ad un altro oggetto. Avremo tantissimi esempi, alcuni più semplici e alcuni più pratici. Abbiamo 4 ore e 35 lezioni per analizzare questa parte relativa al constraint e le altre che vi mostro all'interno della presentazione. I constraint possono essere utilizzati per tantissime simulazioni. Ad esempio, qui abbiamo una porta che viene colpita e si muove in relazione al movimento, il tutto in modo interattivo, perché come sempre siamo nella interattività di Mass FX all'interno della viewport. Su questi oggetti non esistono ancora delle chiavi di movimento. Con i constraint si possono simulare tantissime tipologie di movimento. Ad esempio, questa è la ruspa che cade e ha un effetto di rimbalzo sui suoi pneumatici in relazione proprio ai constraint. Vediamo come si inseriscono e come si impostano. I constraint modificano tantissime tipologie di movimento, è per questo che ce ne sono tanti all'interno dell'area disponibile direttamente qui dentro, e vedremo poi in relazione alle proprietà di ogni oggetto, perché ogni oggetto ha delle sue proprietà che troveremo direttamente qua dentro, come sono vincolati questi oggetti in relazione ai constraint che sono questi rappresentati all'interno della viewport. Simuleremo dei constraint per realizzare delle corde. Questo che vediamo è un cilindro. All'interno sono stati inseriti dei constraint. Durante la simulazione il cilindro si muove con un aspetto simile a quello di una corda con le sue deformazioni. Esistono tante tipologie di costrizione del movimento all'interno di Mass FX, tra cui la costrizione anche tra gli oggetti che sono stati costruiti all'interno di questa scena. Vedremo come si costruisce la catena, come si impostano le proprietà di ogni oggetto all'interno della catena, all'interno del pannello del World Parameters, ma anche all'interno dell'area del Command Panel. Quindi ogni elemento ha in sé un modificatore che noi assegneremo e studieremo nelle parti relative alla proprietà dell'oggetto in questione. In questo caso la catena sarà animata e tutti gli anelli della catena corrispondono correttamente alla simulazione di movimento dei due elementi che la costringono a questo movimento. Un elemento terrà ferma la catena, un altro elemento, questo che vi mostro in questo momento, invece simula il movimento della catena. Osserveremo quali sono le opzioni per impostare correttamente la qualità della soluzione. Nel Masterclass analizzeremo tutti i pannelli relativi ai tools che ancora non abbiamo illustrato, vale a dire la possibilità di esplorare questa scena, quindi Explore Scene. Analizzeremo che cosa c'è all'interno di questo Explore Scene, come è stato strutturato l'Explore Scene, quali sono i vantaggi, la possibilità di validare queste scene per le esportazioni verso i motori che sono inseriti all'interno di quest'area, dove si esportano le scene con un determinato nome a piacere e dove ci sono delle impostazioni per esportare la scena di Mass FX all'interno di altri motori di simulazione. In Masterclass studieremo anche tutta l'area relativa al pannello display con le opzioni che sono state inserite direttamente qua dentro. Faremo due esercizi interessanti sulla frattura degli oggetti. Qui abbiamo un palazzo che è stato già scomposto in molti elementi. Questo è un elemento che io ho selezionato. Nelle lezioni che seguiranno vi spiegherò come creare la frattura di questi elementi, poi come impostare le proprietà di ogni oggetto in relazione ad il modificatore che noi inseriamo. Dopo aver
impostato tutte le proprietà degli oggetti, costruiremo una scena più interessante, che è la scena che vediamo in questo momento, dove avremo una simulazione di una navicella che colpisce con dei razzi questo palazzo. Qui vediamo la simulazione in real time, poi vedremo come si costruiscono le chiavi di questa simulazione per l'animazione finale nel file che viene denominato Bake, dove abbiamo già il keyframe, quindi potremo far partire il nostro keyframe e vedere la simulazione in azione degli oggetti. Tutti gli oggetti collidono con il terreno, collidono con se stessi, collidono con gli edifici circostanti. Vedremo come si impostano le proprietà di collisione tra i vari oggetti, le proprietà fisiche. All'interno dei Mass FX sono stati introdotti i nuovi ragdoll, che sono questi. Vedremo come si costruiscono i ragdoll, che sono le proprietà relative ai personaggi, quindi questa icona che sto selezionando in questo momento. Studieremo le nuove proprietà relative a MaxFX Ragdoll. Ragdoll lo vediamo rappresentato nel Command Panel, in quest'area. È un sistema che è stato aggiornato a questa nuova versione di MaxFX rispetto alla versione 2012. Ci sono delle differenze. Nelle lezioni che seguiranno del Masterclass vedremo come si costruiscono dei personaggi, che sono dei personaggi cinematici e dei personaggi dinamici, che quindi possono interagire tra di loro in relazione ai movimenti che sono già acquisiti nel personaggio. Questo infatti è un personaggio che ha un movimento acquisito già all'interno della simulazione e interagisce con un altro personaggio. I personaggi possono interagire anche con oggetti che sono presenti all'interno della simulazione, come in questa scena, e ad esempio sfondare questo muro. Vedremo quali sono le opzioni più importanti, sia per quanto riguarda le impostazioni corrette del ragdoll, le studieremo tutte quante, e quali sono le impostazioni più idonee per generare la collisione con gli oggetti che rappresentano il muro. Nella parte finale del masterclass avremo un esercizio in relazione alla frattura di un oggetto più complesso, come questo bicchiere, che è un bicchiere di vetro. Partiremo da una scena molto semplice, dove abbiamo una pallina di metallo che colpisce questo bicchiere e lo deve frantumare in tantissimi pezzi, tutto all'interno sempre del Mass FX. All'interno della scena finale utilizzeremo delle tecniche un po' diverse per creare la scomposizione dell'oggetto e per generare poi l'animazione che vediamo in questo momento, dove abbiamo tutti gli elementi che si frantumano in relazione alla collisione e interagiscono tra di loro, perché questa è una simulazione dinamica che è stata poi generata in keyframe per essere preparata all'animazione e al render finale. Questo è un esempio di un'immagine statica che faremo insieme, poi faremo anche tutti i frame di animazione. Vediamo l'animazione, lo faremo direttamente all'interno del Ramplier, e lo facciamo insieme all'interno della presentazione del Masterclass. Ci sarà una cartella con i vari file che sono stati già renderizzati e li caricheremo insieme, e poi vedremo come esportare questo tipo di file con un formato che viene utilizzato per generare questi tipi di file di animazione. È un formato che viene utilizzato anche in 3ds Max 2013, che ha una possibilità di gestione della qualità importante e della gestione del suo frame rate. Qui vediamo che abbiamo un frame rate importante, significa che l'effetto di rallentatore, studieremo insieme, è stato generato proprio a un'impostazione delle animazioni abbastanza particolare, altrimenti l'animazione sarebbe molto più veloce. Quello che noi otteniamo all'interno di questa simulazione è proprio un effetto rallenting, con tutti i pezzi che si spaccano all'interno della simulazione, creati con i Mass FX e renderizzati all'interno di 3ds Max 2013. Io vi ringrazio.
Saluti da Mac21.